Ciao amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo in redazione il Corsair Dark Core RGB Pro, evoluzione del precedente modello da cui eredita il design e alcune caratteristiche per poi implementarne di altre e migliori. Partendo dalla confezione, possiamo osservare la classica confezione di cartone, colorazione gialla e nera di tutti gli ultimi prodotti commercializzati dal brand californiano. Nella parte frontale troviamo l'immagine usativa del mouse, il modello del mouse, il logo che ci ricorda il pieno supporto al software di gestione Corsair IQ, tecnologia wireless di Corsair Slipstream. Nella parte posteriore, classiche caratteristiche principali del prodotto riportate in diverse lingue, tra cui anche l'italiano, ulteriore immagine illustrativa, ulteriore immagine illustrativa anche nel lato e nell'altro abbiamo uno slogan per finire per quanto riguarda la confezione. All'interno di questa troveremo dunque Quick Start Guide, come smaltire il prodotto, informazioni di sicurezza e una Warranty Guide. A seguire troviamo il secondo grip, il secondo side che ci permetterà di personalizzare la presa sul mouse stesso. È un grip con una finitura superficie texturizzata, come possiamo osservare, per migliorare appunto il grip. Nella parte inferiore troviamo un classico piedino in PTFE. Troviamo due inserti magnetici che ci permetteranno quindi una rapida e veloce installazione e rimozione dei due side. A seguire troviamo il ricevitore USB wireless 2.4, il cavo USB rivestito in treccia di tessuto con connettori USB di cui uno classico USB e l'altro USB Type-C. Questo andrà al computer, questo ovviamente innestato al connettore del mouse per utilizzare o la versione cablata del collegamento o per ricaricare la batteria interna del mouse stesso. Infine troviamo il mouse che è il nuovo Corsair Dark Core RGB Pro. Come possiamo osservare, il design è rimasto invariato dal precedente modello, ha aggiornato un po' l'illuminazione RGB che adesso è presente su 9 zone personalizzabili tramite il software di gestione, colorazione interamente di colore nero. Nel dorso troviamo nella parte inferiore questa finitura in plastica lucida. A seguire, nella parte più alta troviamo una superficie un po' più ampia e texturizzata per migliorare il contatto e il grip sul mouse. Le dimensioni sono medie e grandi, quindi la presa principale ideale è quella di tipo palm grip. A seguire troviamo un tasto per fare la rotazione dei vari profili DPI preimpostati, un LED che ci indicherà lo stato della batteria, classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma simile a quello presente sul dorso. Una rotellina di tipo cliccabile, due classici tasti dotati di switch Omron e altri due tasti nella parte più esterna che ci permetteranno di aumentare e diminuire i profili DPI, che sono tre principalmente. Possiamo vederli indicati poi da questi tre LED che man mano saliranno o diminuiranno a seconda di quale step DPI in cui staremo lavorando. Facciamo sentire un po' il rumore e il feedback dei vari tasti. Il Nella parte di sinistra troviamo questo ulteriore inserto di plastica rivestito sempre di questa superficie gommata texturizzata per migliorare il grip e per trovare diciamo appoggio per il pollice una volta impugnato il mouse. Due altri tasti laterali, finitura e inserto di plastica lucida per l'ulteriore zona di illuminazione RGB. Ci spostiamo nel lato di destra dove troviamo una superficie classica in plastica senza alcun rivestimento. Questa zona potremo rimuoverla velocemente, praticamente per poi innestare l'altro grip. Troviamo l'alloggiamento per innestare, cioè per inserire, scusate, il ricevitore USB wireless nel caso non utilizzassimo una connessione wireless, per poi utilizzare quest'altro grip che, come abbiamo detto, essendo di tipo magnetico,
verrà inserito con estrema velocità e facilità per migliorare poi anche la presa a seconda della vostra mano sul mouse stesso e quindi dare magari appoggio anche per il mignolo, essendo una presa di tipo palm grip. Ci spostiamo nel lato frontale per osservare meglio un po' il design complessivo del mouse e possiamo osservare anche l'ingresso del connettore USB Type-C per utilizzare la connessione cablata o per ricaricare la batteria interna del Dark Core RGB Pro. Nella parte inferiore ci spostiamo e quindi possiamo osservare un perimetro caratterizzato da mousefitting PTFE. Il sensore quasi in posizione un po' più alzata, fuori diciamo dal baricentro, e un sensore ottico PixArt PAV 3392 da 18.000 dpi massimi, sviluppato da Corsair insieme a PixArt. Nella parte inferiore troviamo invece uno switch, passateci il termine, a tre vie: nella posizione centrale il mouse spento, nella posizione di sinistra attivazione della connessione wireless e nella lato di destra attivazione della connessione Bluetooth, che è l'ultima delle tre connessioni possibili in modalità possibili di collegamento. Una volta accesa, come possiamo vedere, questa è l'illuminazione RGB presente sul mouse e personalizzabile in toto tramite software Corsair IQ. Ricordiamo anche, prima di lasciarvi, che il Dark Core RGB Pro è stato dotato anche di un polling rate, o comunque riesce a raggiungere un polling rate di 2000 Hz, attivabile tramite software Corsair EQ e non di default una volta acceso il mouse. È una caratteristica presente in pochi mouse in commercio. Alcuni altri mouse di altri brand che ci vengono in mente sono il ROG Gladius prima versione oppure il ROG Spada, che come dimensioni siamo bene o male lì. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete come sempre immagini dettagliate, i nostri test, le nostre considerazioni, conclusioni e tutto ciò che riguarda questo nuovo prodotto ricevuto da parte di Corsair. Vi lasciamo dunque al prossimo unboxing, un saluto allo staff.